come comportarsi con una persona che cerca di manipolarti, un manipolatore in grado di usare i vari metodi per ottenere quello che vuole. Può farti sentire in colpa o persino approfittarsi dei tuoi modi gentili. Se conosci una persona con una personalità di questo tipo, devi imparare ad interagire con lei o con lui, seguendo questi semplici consigli. Mantieni la calma e non sentirti costretta ad aiutarla o a secondare i suoi desideri. Sii ferma e assertiva quando non sei d'accordo con lui. Stabilisci regole rigide e trascorri meno tempo in sua compagnia o non frequentarlo affatto se la relazione ti sembra sbilanciata. Stai calma o calmo. Un manipolatore può tentare di provocarti o suscitare reazioni emotive e farti perdere la tua lucidità. Quando parli con un soggetto simile, mantieni la calma e l'autocontrollo. Non farti coinvolgere e non permettere che si approfitti della tua amabilità. Fai qualche respiro profondo per tranquillizzarti a livello psicofisico. Se per esempio ti senti incalzata a rispondere, ricorda che non c'è nessuna fretta. Concediti un po' di tempo per riflettere in modo da non prendere una decisione avventata anche se il tuo interlocutore ti sollecita. Hai sempre la possibilità di allontanarti e rimandare la conversazione. Puoi anche provare a respirare profondamente per fare in modo che l'emotività non prenda il sopravvento. Pensa per esempio a un colore e cercalo nell'ambiente circostante, oppure concentrati sulle tue sensazioni corporee, come la tensione ai muscoli delle gambe. Se le richieste ti infastidiscono, esprimi fermamente il tuo rifiuto. Hai tutto il diritto di dire di no e non sentirti in colpa. Tieniti la facoltà di dare priorità alle tue esigenze, quindi difendi la tua posizione quando esprimi un rifiuto. Per esempio, puoi rispondergli di non essere disponibile oppure che non hai intenzione di rispondere a quella domanda. Se vieni incalzata, rispondi con «Ti ho detto e ti ho già spiegato la mia decisione e non cambierò idea». Per favore, non insistere. Sii assertiva e fatti ascoltare. Assicurati di dire la tua opinione su quanto sta accadendo e far sentire la tua voce. Se devi comunicare qualcosa, non lasciare che gli altri interrompino o ti parlino sopra. Esprimiti sempre in prima persona per esternare il tuo stato d'animo e i tuoi pensieri. Pensa sempre di avere la possibilità di manifestare un rifiuto o di condividere la tua opinione e ricevere rispetto altrui, qualunque siano le tue decisioni. Per esempio, se qualcuno sta cercando di estorcere un tuo consenso, rispondi che non sei d'accordo oppure che preferiresti che non esistesse più. Prenditi cura di te stessa o di te stesso. Gestire un manipolatore può essere emotivamente estenuante. Quindi cerca di prenderti cura di te stessa, se senti che lo stress aumenta dopo qualche ora trascorsa in sua compagnia o ti iniziano a mancare le energie dopo una conversazione, concediti un po' di tempo. È importante imparare a respirare profondamente per calmare la mente e il corpo. Divertiti e svagati in modo da impedire ai sentimenti negativi di guastarti la giornata. Concentrati nel riconoscere le avvisaglie. Un manipolatore crea di proposito uno squilibrio di potere e sfrutta le vittime per i propri scopi. Potrebbe lasciarti parlare per prima in modo da individuare le lacune del tuo discorso o di distorcere ogni parola che hai detto. Potrebbe mentire o accampare scuse banali per il suo comportamento, magari incolpandoti di averlo indotto a fare qualcosa. Il manipolatore spesso giudica e critica le persone con cui ha a che fare. Potrebbe farti sentire in colpa quando è lui ad avere torto. I manipolatori hanno in comune alcune caratteristiche. Sanno individuare i punti deboli della vittima. Strumentalizzano le debolezze della vittima a suo discapito.
Spesso convincono la vittima a rinunciare a qualcosa allo scopo di favorire i propri interessi e il proprio egocentrismo. Quando riescono a trarre qualche vantaggio da qualcuno, possono reiterare il comportamento finché la vittima non pone fine a questo sfruttamento. Per esempio, potrebbe dire: "Beh, se tu mi avessi preparato la cena, non sarei di cattivo umore". Il silenzio è una tattica manipolatoria molto usata quando cercano di condizionare la vittima e averla vinta. Potrebbe essere utile discutere del comportamento messo in atto dal manipolatore, soprattutto se è una persona con cui lavori. Digli che non gradisci essere trattata in questo modo. Ignora il senso di colpa, cerca di capire se usa il senso di colpa per controllarti o farti fare qualcosa che non vuoi. Prova a servirti delle sue parole per portarlo a riflettere sul suo comportamento. Per esempio, potrebbe dirti: "Non sei mai disponibile quando ho bisogno di te". In questo caso rispondi: "Non è vero, ho l'impressione che non apprezzi quando ti do una mano". Metti in luce le sue manipolazioni, mostrandogli che quanto sostiene non corrisponde alla realtà. Stabilisci dei limiti fissi e sii chiara su questo aspetto. Il manipolatore può provare a oltrepassare i limiti che ha imposto per ottenere ciò che vuole. Non cedere quando esprime un rifiuto, o sei o non sei d'accordo su qualcosa. Resta fedele alla tua decisione, fissando e rispettando i tuoi tempi. Non devi fornire nessuna spiegazione nel difendere la tua decisione. Non sentirti costretta a giustificare le tue esigenze. Per esempio, risponde: "Sono disposta ad aiutarti per un'ora, ma non di più". Se conosci un manipolatore, ti conviene limitare il tempo, le conversazioni in sua compagnia. Sii breve e concisa e non tirare in ballo argomenti controversi. Se tende a fare pettegolezzi o a parlare male di altre persone, ascolta senza replicare. Potrebbe usare quello che dici contro di te. Se ti chiede un parere su qualcosa su cui non vuoi esprimerti, non rispondere. Digli: "Non lo so", oppure "Ci penserò". Spero di esserti stata di aiuto con questi consigli per quando ti ritrovi al cospetto di un manipolatore. Se vuoi confrontarti direttamente con me sulla tua situazione personale, prendi appuntamento cliccando sul link che trovi nella descrizione del mio video o sul mio profilo. Ti aspetto nel prossimo video.